Ciao Sara. Ciao. Come andiamo? Innanzitutto voglio sapere da te come è andato questo torneo. Ti abbiamo visto ieri combattivissima in un tavolo anche particolarmente difficile, perché insomma c'era con Scalzi della Penna, c'era il buon Ghisone lì vicino a te. Oggi altra giornata complicata, sei salita poi discesa. Raccontaci un po' innanzitutto come è andato questo Remide. Il torneo è andato dal lato bene, dal lato male. Ieri sì, il tavolo era un bel tavolo, però sinceramente non so, cioè preferisco quel tipo di tavolo, bene o male della Penna un pochino lo conosco, Ghisone lo conosco, preferisco un tavolo tecnico piuttosto che allo sbaraglio. Ieri abbiamo chiuso benone, anche sopra average, oggi ho arrancato un pochino, poi ho avuto una bellissima, ho fatto due belle giocate, ero salita a 600.000, poi c'è sempre una mano che sbagli, ho sbagliato una mano dove mi sono abbassata, e però tutto sommato è stato un bel torneo, non felice di come ho giocato tutti e due i giorni, nei momenti difficili ho cercato di inventarmi la giocatina per rimanere a galla. Anche l'ultima che ho mandato con 8 e 7 non la rimpiango, no. Senti, tiriamoci sul morale con un compleanno, no? Parliamo un attimo di questi 2 anni di Team Aras. Sei anche questo, sei informatissimo. Sì, sono 2 anni che abbiamo festeggiato il secondo anno del team. Diciamo che in 2 anni è cresciuto molto, sia nelle iniziative, anche come vedete nei tornei, adesso ci muoviamo sempre in 4-5, prima una, due persone. E, ancora c'è molto molto da lavorare, perché stiamo uscendo con una sorpresina su Bibet, quindi il cammino è lungo. Quello che piace di questo gruppo, di te, Luca, Fabio, poi se vuoi illuminare tutti ben volentieri, è la passione, però senza, come dire, senza le complicazioni del troppo agonismo, no? Cioè, ovviamente piace vincere, ma soprattutto piace stare insieme al tavolo e fare gruppo, nel vero senso della parola. Sì, fortunatamente ho persone che mi hanno detto Luca, Corbi, Patti, non nomino tutti, però comunque sia tutto il team, esatto, tutto il team. Chi mi segue già da 2 anni ha capito benissimo lo spirito di iniziativa, e spesso non c'è bisogno neanche che io parli, che già. Poi sì, la competizione c'è, a volte sana, a volte qualche volta anche meno sana, però sì, c'è competizione, ma quella giusta, e lo spirito è quello di crescere, di portare i ragazzi che magari si sognerebbero solo di farlo un bel torneo live, e ci stiamo riuscendo. Oltre al live ti ho visto recentemente anche andare molto bene nell'online, no? Hai fatto un bellissimo tavolo finale, come sta andando questo tuo periodo anche nell'online? Diciamo che il tavolo finale è arrivato già dopo un altro bel risultato, perché ho vinto un ticket per Malta, quindi però veniva da un periodo un po' bruttino. Diciamo che online sono sempre andata bene, benone, non bene, bene, lasciamolo ai veri pro, però sono sempre andata benone, però ripeto, è arrivato in un momento in cui mi serviva. Però anche lì il quinto posto ti rimane, bellissimo quinto posto, sono 1200 persone, 1500 non ricordo, però ti rimane con l'amaro in bocca, perché se pensi che dal quinto al primo c'erano tanti backup. Devo chiederti anche una cosa, tra virgolette, al femminile, no? In questo Remide in particolar modo abbiamo visto una percentuale di ragazze e comunque giocatrici più alta del solito. Tu che ovviamente sei una giocatrice già da diverso tempo, c'è stata una ulteriore evoluzione? Com'è la situazione da questo punto di vista, a parte i soliti nomi che ormai straconosciamo? Allora, secondo me, sì, ho visto che c'erano più donne, tanto che volevo proporre un'iniziativa carina. Tipo l'ultima donna che esce, il sì. Ticket per il prossimo Remida, che è un'iniziativa carina vista la crescita delle donne. Sono felice, perché io non mi piacciono i tornei ladies, quindi mi fa molto più piacere vedere le donne a questi tavoli. Ci viene banco il Torbianelli a fare compagnia. Mancava lui. Ci sono anni che aspetto di intervistarti, vado via, mi tradisci col mio fratello. Sì, infatti tutti lo confondono per tuo fratello, identico. Anche mia mamma. E quindi niente, sono felicissima di vedere le donne, e più che altro vedere donne sempre più
come dire, più competitive, più competitive, e ho avuto sempre, cioè, non amo i tornei ladies, non li facevo per il livello, invece ho visto anche una crescita del, oltre che di numeri, anche del livello delle donne. Parlavo anche con Carla Solinas, che aveva un po' polemizzato appunto sui tornei ladies, perché innanzitutto perché non c'è differenza, no, dal punto di vista del tavolo, e poi proprio per quello che dicevi te, perché il livello comunque adesso è abbastanza vicino, cioè uguale. Sì, sì, cioè il poker non è un gioco fisico, esatto. Quindi l'uomo non ha niente in più di noi. Però magari abbassano molto, screditano molto noi donne, le disse, per il semplice fatto che il buy-in è basso, sembra che possiamo permetterci solo buy-in, lo buy-in, eccetera, eccetera. Però, e quindi spesso c'è il marito che gioca e dice, vabbè, ti do il centino, vai a fare il ladies, ed è quello che dice, madonna, le donne non sanno giocare. Portami il resto. Portami il resto. Anzi, ti aggiungo, i maligni sostenevano che li facevano giocare in ladies perché così spendevano meno che non a lasciarli andare in giro. Sì, per le slot, eccetera, certo, sì, no, ripeto. Dopo lì giustamente trovi tutto, magari un torneo di un buy-in un pochino più elevato ma accessibile a tutti, vedi lì che la donna ha fatto una bella crescita. Facciamo anche, lanciamo anche uno sguardo al futuro, no? Dove vediamo Sara Viozzi tra un po'? Adesso, vabbè, adesso c'è tutti che partono per Las Vegas, però ci sono tanti strati di sogni, no? Sì, Sara Viozzi inizia un pochino a invecchiare, da quasi in pensione, no. Ma non è vero, no. La Torbianelli è ancora un fiore. Sì, ma la Torbianelli ha una bella moglie, ha la famiglia, ha una bella bimba, Sara Viozzi ancora... Non so da chi ha preso la bimba, spero non da lui, spero dalla bellissima moglie, che salutiamo tra l'altro. Dove mi vedo? Mi vedo che quest'anno già ho iniziato un pochino a cambiare, sto facendo meno live, ma non per una questione di bankroll, di sponsor o via dicendo, perché a parte una serie di problematiche mie personali a casa che non riguardano voi, e, però a parte questo ho deciso un pochino di farmi una mia rete, una rete commerciale, di modo che sai, un futuro, anche se non hai voglia, anche mi dovesse passare la voglia di giocare, non mi passa. Però quest'anno, per dire, rispetto al 2012 sto facendo molti meno tornei. Perché voglio dedicarmi un attimo lì, poi sistemata quella cosa lì, che viaggeranno tutti e due di pari passo, poi farò, ti alzi il mattino, sì, voglio andare a giocare, no, sto a casa. Sembra un'ottima idea, sì. No? Speriamo. Marco, tu quella, voi che la conosci già da diverso tempo, hai qualche curiosità particolare? Ne approfittiamo di Sara finché è qua, almeno dal punto di vista mediatico, intendevo. Beh, io sì, la conosco, ma in realtà non so come ha cominciato. Probabilmente non so se gliel'hai già chiesto tu, però io non so tu come sei arrivata a giocare a poker. Ah, oh, questa è una domanda che non mi veniva fatta da un pochino di tempo. Sono arrivata nel lontano 2007-2008, non ricordo. Sei solo 5 anni, quindi. Sì, però per me è lontano. Ti ho detto, inizia ad invecchiare, l'Alzheimer inizia a farsi sentire, quindi... Ma dopo i 40 purtroppo. No, comunque 2007-2006-2008, non ricordo. Mia cugina appassionatissima, i miei cugini, tra l'altro avevano un gioco per la PlayStation di Poker Texas Hold'em. Quindi è iniziato tutto da lì, che sulla Play io ho fatto tot, tu hai fatto tot, chi faceva il record, è iniziata una sfida lì. Poi da me ad Ascoli iniziavano a nascere i primi circoli e mi sono avventurata. Perché a me... Ci hai parlato della PlayStation e sei andata a giocare? No, mi sono portata dietro due soldini, sono messa al tavolo. Diciamo che io vengo da una famiglia dove le carte... Tipo, nasci quasi con le carte, quindi sono un pochino viziosa. L'unico gioco a cui non mi sono mai avvicinata molto è il poker, il classico poker. E quindi iniziavo a divertirmi in piccoli risultati da circolo, sai, niente di che. E poi il salto c'è stato quando ho iniziato a giocare online. Non so se posso fare il nome, no? Sì, comunque ho iniziato a giocare in Lottomatica. No, quello che lo so. Cioè, non puoi dire. No, tutti si può dire. E lì ho avuto un... Esatto. Ho avuto un buon 2009 dove, oltre ad aver vinto una bella somma online... Sei comoda? Comodissima, io sono tutta... Io mi snodo. Sì, poi stai seduta tante ore, sono appena uscita, quindi trovo la mia comodità. Straiata.
No, puoi stare, cioè. No, metterti anche. Più friendly. Ecco, familiare, cioè dai ragazzi. Scusa, ti ho interrotto. Ah. E quindi faccio il... vengo una bella cifra online, cioè ho una serie di risultati positivi online e da lì decido, mi qualifico per i magnifici 7 all'epoca, erano, non ricordo. Sì, sì, no. Ah, torneo, sì. Servizi capitali. Mi qualifico, vado a campione, passo alla semifinale nazionale italiana e, come si dice da me, ci ho preso gusto, capito? Quindi una parte di quello che vincevo ogni mese online lo dedicavo al live. Da lì a poco ho vinto il primo torneo, poi è arrivata la prima sponsorizzazione. Quindi tutto da sola, senza che ci sia stata una guida, un guru che ti abbia portato in questo mondo? No, non c'è stato. Poi mi sono affidata ai vari... quando sono stata in Lottomatica, lo stesso Alessandro Pastura ha cercato di darmi delle dritte come affrontare il... E c'è riuscito? C'è riuscito, non lo so. Sì, se guardiamo con Sara Viozzi, no, perché non sono nessuno, poi magari qualcun altro ha consigli, niente di che. Non... mi sono avvicinata da sola, ecco, ti ho detto, grazie ai miei cugini, alla passione dei miei cugini. E poi sì, tutto da sola, niente raccomandazioni, niente. Posso scherzare? Non l'ho mai data per un contratto, se questo vi interessa allora, saperlo. Allora basta, l'intervista non serve più. Ecco, no, perché qualcuno, sai, noi donne. No, io no, sinceramente non ho mai sentito. Sicuramente per noi è più facile trovare, cioè è più facile per noi donne, magari è più facile trovare un contrattino, nel senso che non siamo tantissime, poi a parte... Già ti volo, come va, bene, No. Anche interessante, voglio dire, ma... Sì. Non siamo tantissime, quindi è un pochino vero, più certo. Facile rispetto a un uomo... Esatto. Poi lasciamo perdere i mostri sacri come Irene, Carla, eccetera, però... donne medie riusciamo bene o male a trovare un contrattino, quindi forza donne ai tavoli. Sì. Bene, abbiamo già fatto tutti gli auguri, noi ovviamente ringraziamo intanto Sara per prima, la disponibilità, che la crolli, compagnia di questa giornata e speriamo di rivederti al baci fratelli. Grazie. Grazie. Ciao, grazie.